Vabbè, questi sono americani. Kira, dai, non disturbare adesso. Mi sento che oggi muoio. Una volta posso farcela, forse. Io posso prendere la radio e portarmela a casa, tipo? Col destro smonta. Dai, che figata. Allora, sono le 6 di mattina, il nostro personaggio ha fame. E ci siamo appena svegliati, quindi la sveglia possiamo disattivarla. Togliamo la pa. No, aspetta, che ho sbagliato. Togliamo la pausa, ok. E ricominciamo da dove abbiamo lasciato ieri. Quindi, visto che sono le 6, andiamo subito a vedere la TV, le nostre lezioni mattutine. Poi esercizi mentre guardo la TV. Facciamo questi 10 minuti. Vai. Intanto guardiamo quello che. I graffi, siamo protetti dai graffi, ma dai morsi proprio no, proprio no. Ok, la lezione è terminata. Possiamo spegnere la TV? Direi di sì. Allora, le faccio rimettere la cartella. Abbiamo trovato la macchina e abbiamo la tanica di benzina piena pure. Abbiamo un'ottima condizione al momento. 6,5. Allora, io volevo migliorare la carpenteria. Quanto siamo di carpenteria adesso? 2, quasi 3. Vabbè, li faccio studiare un po' la cucina fino alle 7:30 almeno. Poi andiamo a fare colazione. Ok, andiamo a mangiare. Cosa le facciamo preparare? Cucina. Il riso? Ah, ma c'è già con dentro roba il riso? L'avevo lasciato a metà? Non me ne ricordo assolutamente. Il ketchup mi rifiuto. Mettiamoci la marinara, che per loro marinara sarà il pomodoro praticamente. Secondo gli americani la marinara è semplicemente il pomodoro. Dove me l'ha messo? Boh. Beh, devo metterci per forza ketchup. Che roba orribile. Adesso me l'ha messo qua. Ah, no, ma è stantio. No, non l'ho capita questa cosa. Vabbè, allora facciamo che gli facciamo mangiare qualcos'altro. Prepariamo il soffritto, va, la bistecca. Vado per colazione. Vabbè, questi sono americani. Aggiungiamoci anche la pannocchia, le patate, ma sì, mettiamoci un po' di patate, burro di arachidi mi rifiuto, vabbè, va bene così, dai. Forno, accendiamo e mettiamo qua a cucinare. Tanto lei ha sete, le facciamo bere e la faccio asciugare che è sudata, dopo aver fatto la ginnastica. Ok, controlliamo qui, è ancora crudo, manca poco. Allora, visto che abbiamo un'automobile, o la utilizziamo per andare a fare qualche missione da qualche parte, anche se non avrei idea del dove. Vediamo un po' intanto che sta cucinando. Allora, la mappa conosciuta a noi in questo istante è veramente limitata. Se non sbaglio, l'auto è qui. Potrei allungarmi un po' a piedi per vedere cosa c'è da questa parte. Oppure andare a esplorare un po' queste case qua, a vedere se c'è qualche cosa. Non lo so, qua sta bruciando, prendiamolo, mangiamone metà. Allora il cibo quasi quasi lo lascio qua, lo mettiamo in frigo, tanto non penso moriremo di fame entro stasera. La tanica ce la portiamo dietro, se sentite un miagolio è la mia gatta che come al solito pensa. Kira, dai, non disturbare adesso. Allora impugniamo questa, è già sudata lei. È già sudata perché effettivamente fa caldo, 22 gradi ed è vestita come se fosse inverno. Allora, voglio andare prima di. Siccome non ho proprio idea della mappa in questo istante, di cosa c'è, mi allungo un attimo nelle abitazioni di fianco, alla ricerca di altre armi da poter utilizzare magari. Queste case qua non mi ricordo più se le ho visitate, queste case qua. Proviamo a entrarci. Se apro la porta sono andata. No, non ci sono andata. Allora andiamo di qua. Dai, aprila. Niente. Andiamo qua. Niente. Andiamoci intorno. Finestra. Vai, apri. Scava fossa. Ah, perché ho la pala, mi fa scavare? E cosa me ne faccio di scavare le fosse? Chiudi la finestra. Custode per pistola. Impugniamola, vediamo un po' cosa c'è dentro. Ci sarà una pistola. Che sorpresa! Sì, c'è una pistola, sì. Non la voglio impugnare la pistola, come già abbiamo detto.
Quindi niente, la lascio qui. Dove me l'ha messa qua? Vabbè, ce la portiamo dietro, la portiamo a casa, ma non la userò. Intanto bevi. Quali sono le armi migliori? Giusto per avere un'idea. Questa è già piena però. Perché io ho la tannica di benzina che pesa un botto. Che stordita, potevo lasciarla giù. Perché adesso ovviamente la mia priorità sarebbe quella di trovare il manuale qua per il generatore, visto che... Però queste cose possiamo tornare a prenderle dopo, le riviste, cose. In caso di noia eventualmente torniamo. Ma... Ok. Giacca di tutto... Oh, un'altra cartella. Vabbè, ma ce l'ho già, che me ne faccio? No, piuttosto uno zaino grande vorrei. Qui dentro c'è il bagno, ci siamo già stati. Qui... Fermati che non ho visto niente. Ok, qui niente. Vediamo in cucina cosa ci regalano. Una padella. La padella potrei usarla come arma anche questa. È un po' pesantuccia, ma... Piatto arancione, scodella. La scodella la portiamo. Mais, tutte queste cose in scatola resistono. Possiamo tornare a prenderle eventualmente più avanti. Più che altro che non voglio appesantirmi adesso. Bicarbonato di sodio. Non so cosa farmene. Quanta roba fresca. Qua ci passiamo al ritorno magari. Sempre per il discorso che non voglio appesantirmi. Mentre torniamo indietro, se siamo ancora vivi. Perché mi sento che oggi muoio. L'arma suprema è la lancia. La lancia. Però va costruita, ho visto. Però io con la pala posso decostruire tipo la pala. Là ci sono degli zombie. E crearmi la lancia col manico. Perché se è possibile magari lo faccio. No, andiamo di qua. C'è la porta sul retro. Vediamo se siamo fortunati. Oh sì. Molto bene. Pentola. Oh, questa ci serve. Queste due le portiamo a casa che ci disinfettiamo le cose. Sono già piena però. Mannaggia a me che non ho svuotato l'inventario della patate. Qua giù per cani niente. Qua è tutto vuoto a parte quel cibo lì. Ho la tannica di benzina che pesa un botto addosso. Intanto beviamo. Pettine ce lo possono tenere. Qui tutto vuoto, sì. Scatolone. Riviste. Oh, però la rivista di pesca potrebbe essere utile. Magari sì, magari no. Momenti di noia. Proviamo tutto. Va bene, questa non c'è niente. E andiamo. Qui c'è gente. Qui c'è gente un bel po'. Aspetta che leggo. Bisogna trovare un buon numero di coltelli. E poi con assi si fanno le lance. Ah, ok. Ok. Coltelli da cucina o da caccia? O è uguale? Lì ce ne sono 4. Vediamo se uno alla volta posso farcela. Forse. Forse. Ciao caro. Cominciamo con te. Là che arriva anche il tuo amico di là. Tu sei morto, sì. Ciao caro. Hai una bella giacchetta di pelle tu forse. Vediamo se un po' sei intatta. Tanto lei si è spaventata. Tu sei brutta invece. Ok. Vediamo cosa ci regalano. Dolce vita, niente. Anello, giacca, no. Niente. Tagliamo la pausa. Vediamo tu cos'hai invece. Scarpe, no, niente. Questa giacca qua mi sa che era quella lì in pelle, ma non ci dà niente di che. È uguale. I coltelli da caccia o da cucina tipo lo stesso. Bene. Qua ne ho visto uno seduto, mi pare. È già stanca lei. Che pizza, però. Ciao, caro. Stai pure, no? No, mi stava per prendere. Toh. Allora. Controlliamo cosa ci regalano. Orologi digitali li prendiamo. I jeans lunghi ce li abbiamo già. Ma li porterei per sicurezza, che possiamo essere cambiati. No, ho sbagliato. Vai. Ok. Vediamo se c'è altro qua intorno. Se ci sono altri ospiti. Forse no. Dentro. Qui non c'è nessuno. Un armadio, spero ci sia. Qua niente. Apri. Vediamo se c'è la chiave di questa macchina in giro. Anche se adesso la macchina ce l'abbiamo.
Effettivamente. Questo non si apre. Apri la finestra. Qua c'è un po' di roba. Dai, è blindata. Ah, ok. Passa attraverso. Chiudi. Oh, che bello questo freezer. Ah, non è un freezer, è un mobiletto. Pensavo fosse uno di quei freezer a pozzetto, tipo. Niente. Cos'è questa roba? Cucchiaio, sapone, spaghetti in scatola. Non mi interessa niente di questa roba. Neanche qua. Qui c'è sempre la roba fresca che... Allora, siamo quasi pieni. Io quasi quasi comincerei a prendere le cose fresche e poi torniamo a casa a portarle. Ah, ci siamo persi il programma di mezzogiorno. Mi sono dimenticata. Rivista elettronica volume 2. Cacciavite. Lo prenderei sempre. Anche le parti elettroniche. Qui non c'è nessuno. Bene. Chiudiamo. Pinzetta ce l'ho già. Sulla lavandini. Serve lo stura lavandini? Non ho assolutamente idea. Intanto la faccio bere. Riempiamo la bottiglia d'acqua, sì. Clicca sulla radio per la batteria. Sì, me la prenderei. Giusto? Ciao Marco Milano. Buona sopravvivenza, speriamo, guarda. Intanto la farei lavare, che quando c'è acqua ne approfittiamo. E anche se stessa. Lei è già stanca, vuole il riposino. Ed è abbastanza carica. No, peraltro più interessante, cioè... Ma da quante cose mi insegni! Vai, dimmi un po' cosa devo fare con questa radio. Ce la devo rimettere la batteria, immagino. Cosa ascolti? Boh. Adesso, intendi? Kentucky. Noxtor Lake. NNR, cos'è? Il notiziario? Trascina qui una batteria. Vabbè, ce la rimetto dentro, la batteria. Volume. 2, direi. Ok. Qui non dicono niente. Qui niente. Ah no, sintonizza. Qualcosa dicono. Non c'è quello che interessa, no? Allora niente. La spengo, mi riprendo la batteria. La smonto. Che magari ci insegna qualcosa di elettronica o che ne so. Vediamo se con l'abilità troviamo anche le chiavi della macchina, che non si sa mai. Le faccio vendere le arance. Metà, sì. Anche nelle auto vedi sempre le frequenze. Ma che frequenze devo cercare nello specifico? Cioè, è una cosa che me la devo scoprire da sola e lo scopriremo solo vivendo o morendo, o... Cioè, quando lo vedo me ne accorgo, giusto per capire. Devo avere culo e trovarla o si capisce quando la trovo? Qui, ok. Togliamo la buona unità di ricerca. Uno zaino, uno zaino! No, felpa con cappuccio. Niente, maglione a scollo. Questo non mi ricordo se ho già aperto o no. Oh, zaino, zaino. Martello. Vabbè, portiamoci a casa il martello lo stesso, che può servire. Anche il martello come arma non è malissimo. Un po' corto. Ok. Pantalone da completo. Frega niente. Frega niente. Vediamo se c'è la chiave da qualche parte. Non trova niente qua. Vediamo se qui c'è la chiave a questo punto. Oh, cos'è questa roba? Cos'è? Oggetto sconosciuto? Cos'è? Ah, è un altro insetto, mi sa. Scarafaggio, che schifo. Disattivo la modalità ricerca. Vediamo se qua c'è qualcosa. Cos'è aperto? Un sacco. Serve il sacco? Può essere utilizzato come contenitore se vuoto. Vabbè, prendiamolo. Qui non possiamo entrare, ma va bene, direi che lei è esausta. Dai, torniamo a casa che è esausta. Quando la vedi te ne accorgi. Va bene, allora starò attenta. Torniamo nella prima casa che c'era del cibo da portare indietro e poi andiamo a riposarci. Anche se sono solo le 3, però col fatto che le faccio fare ginnastica e si sveglia presto, si stanca in fretta. Non so se sarà possibile prenderci tutto, ma le faccio fare un po' di sforzo. Poi devo fare pratica anche con la macchina, perché non l'ho mai guidata la macchina in questo gioco. E la cosa mi spaventa un po'. Più che altro perché ho paura che attiri gli zombie e di morirci tantissimo. Vediamo se posso fare il caffè, che mica mi ricordo se qua lo posso fare. Bistecchiera. Ah, sì che posso farlo. No, tè. Il tè ha effetto tipo caffè oppure non c'entra niente. Mi sa che non c'entra niente. Perché la teina teoricamente
nel mondo reale ha effetto un po' di sveglia, ma nel gioco non lo so. Potrei anche provarci, vediamo cosa succede. Però adesso mettiamo prima giù via il cibo congelato. Teglia, pentola, ok. Mettiamo qua anche il sacco, prima o poi sapremo cosa farcene. Riviste le porto di là, i pantaloni li porto su, le batterie le metto qui dentro. La tanica di benzina la lascerei qui, che adesso non mi serve proprio. Se proprio ci servirà, torneremo a prenderla. Lei ha fame, la faccio mangiare dopo davanti alla TV. Intanto lasciamo su le cose, i vestiti, se no mi dimentico. Ah, ok, puoi mettere la cintura. Ah, sì? Aspetta. Tipo così? Oh, ah, fantastico. Quindi non ce l'ho più come peso? Perché queste cose non le ho mai provate? Quindi adesso ho due cacciaviti e due martelli. Bene, quindi posso lasciare giù alcuni. Questa la accendo. Le riviste le mettiamo via. Volevo chiederti, Ferro, tu quante volte sei morto nella tua carriera di Project Zomboid? Cioè, è una roba che mi rincuora, tipo che sei morto miliardi di volte, quindi vabbè, allora è normale che muoio anch'io? Oppure non è normale che muoio così tante volte quando provo a giocarci? Adesso le faccio prendere il cibo. Avevamo questa qua cotta, esatto. Me la mangia così com'è, senza neanche scaldarla. Io gliela scalderei nella vita reale. Vediamo un po' se funziona questa cosa. O se brucia. Questa è la storia di come sei morto, esatto. Al posto del cacciavite mettere la chiave inglese, dici? Ok. Ah no, infatti brucia, quindi niente. Non si scalda ma brucia. Allora, siediti qua. Mangia. Tutto. Tanto che guardi la TV. Ok. È vero. È la storia di come si muore, effettivamente. Però è una rottura ogni volta morire e ricominciare da capo. Ma è anche il bello di questo gioco, effettivamente. Intanto smontiamo l'orologio così. Ciao Nick, bentornato. Allora, Ferro, non ho contato le volte, se dico 100 possono essere tante o poche. Ormai le mie run le chiudo senza mai essere mai preso. Davvero? Mamma mia, come ti invidio. Ma allora, io all'inizio mi uccidevano proprio. Adesso muoio perché mi mordono e quindi divento zombie, banalmente. E la cosa mi dà un fastidio tremendo, perché magari riesco anche a difendermi, li uccido, ma basta un graffio, un morso e vanifica tutto. Mi dà un nervoso ogni volta. Spegniamo. Allora, è tardissimo. Lasciamo giù queste cose, mi prendo un libro e direi carpenteria, che voglio assolutamente massimizzarla. Va bene, andiamo su a leggere. Ha dolore perché ho fatto gli esercizi, sì. Qui ho ancora la fasciatura, ma c'è ancora bisogno? No, bene. Siediti e leggi. Tanto vi leggo che lei legge. Abilità soccorso rimane ormai sia zero. Sì, è vero. Ho il libro da leggere, dopo leggerò quello. Allora, Matt Crow mi dici, domanda off topic, dei giochi in uscita quest'anno c'è qualcosa che ti intriga, a parte il nuovo gioco di quelli di Medieval Dynasty? Sì, ce ne sono un sacco di giochi che mi intrigano, ce ne sono veramente tanti, alcuni li ho docchiati e aspetterò, altri ho in mente di fare, altri giochi che sono già usciti da un bel po' ma che non ho mai giocato e quindi vorrei giocarci, dopo vi dirò i titoli. Dovrei andare a leggerli in questo momento perché la memoria io faccio sono terribile in queste cose. Non mi ricordo come si chiamano. Niente, non mi ricordo mai niente. I nomi delle cose non li so proprio. Allora, acceleriamo un po'. Rimane a zero perché non mi prendono. Ah, scusami, non ho capito. Rimane a zero perché non mi prendono, perciò manco il libro da leggere, è inutile. Ah, cavolo, sei proprio avantissimo. E dopo quanto sei riuscito ad avere questi livelli di dimestichezza con gli zombie? Siamo 21:30, poi la faccio andare a dormire, ok? Vai, dormi, ciccia. Riposati. Benissimo. Andiamo. Ricominciamo la routine quotidiana. Siamo al giorno 16. Potrebbe essere che tra un po' arrivi il... come si chiama? L'elicottero, vero? Se non sbaglio è intorno a questo giorno qua. Allora, esercizio. Intorno alle 600 ore, wow. Cavolo, io sono forse a 30 ore in questo momento, quindi ce ne vuole... No, 30 ore, forse sì, 30 ore. Probabile che arriva, io sempre prima lo becco, quindi è random anche quello, non c'è un giorno preciso. Va bene.
Cosa stiamo massimizzando qua? Cercare cibo è abbastanza avanti. Elettronica, elettrica, pronto soccorso, sartoria, meccanica. Meccanica per tipo le macchine. Qui ci insegnano a cucinare, va bene. Ma un po' di coltivazione anche. Vorrei cominciare a coltivare un po' qualcosa. Secondo me ne va della nostra sopravvivenza, per esempio. Bistecchiera in padella. Facciamoci un po' di salmone stamattina. Con i broccoli. Con un porro. Vai. Ma anche un po' di arachidi, va. Ci danno un po' di... Non ho sale. Non ho mai sale. Basta così, direi. Chiudi. Forno e cuoci. Intanto leggi. Servono i semi. È una pala. La pala ce l'ho. La pala l'ho trovata. Sai una cosa? Sai cucinare meglio di me nel gioco. E vabbè, più o meno è... Quando hai gli ingredienti metti un po' di tutto. Una proteina, una verdura, un condimento, sei a posto. Matt che lo dice quando finirà l'elettricità. Comunque complimenti, non sei mai andata così avanti. È vero, un po' sono migliorata. L'elettricità non ne ho idea. Penso sia una roba random. Patatine e cioccolatini. Ma poi si ingrassa con patatine e cioccolatini. Non voglio che ingrassi. Anzi, fatemi controllare a proposito. 76 sta dimagrendo. No, non va bene che dimagrisce. Perché poi si indebolisce. Dovrei farla mangiare di più. Cioè, forse ne faccio mangiare qualche cioccolatino anch'io adesso. A sto punto, visto che ha fame, glielo faccio mangiare tutto. Visto che stai dimagrendo, poi diventi... Mingherline debole, non va bene. Gelatine, giuggiole. Tolgono anche la tristezza sta roba, tra l'altro. Menta piperita, marmellata, patatine. Patatine. Patatine fanno ingrassare, va bene, me ne porto dietro. Consiglio spassionato, vai, dimmi se metti nutrizionista da info su tutti i cibi. Calorie più importanti. Nutrizionista, cioè come caratteristica del personaggio, dici? Ah, come tratto? Ok, quindi quando morirò il prossimo personaggio lo faccio nutrizionista. Ok, lo trovi nei bonus, va bene. C'è qualche malus che vale la pena avere? Cioè, non che valga la pena, ma insomma che utilizzate voi spesso per avere dei bonus che valgano la pena? Quasi tutti. Davvero? Allora, continuerei l'esplorazione da questa parte. Finiamo queste case qua in alto. Fumatore. Ah, assetato e affamato. Anche debole di stomaco, davvero? Vediamo qua se c'è qualche cosa. Questa macchina per caso si apre? Dai. C'è anche la chiave? Oh, grande. Apriamo qua. No, non ha benzina ovviamente. Beh, guardiamo qua cosa c'ha nei sedili, nel cruscotto, fondotinta, mappa. Questa prendiamola. Fammi andare a controllare la meccanica per capire un attimo in che condizioni sta. Beh, non è malissimo. Bene. Abbiamo una macchina in più, ragazzi. Un'altra macchina da poter utilizzare. Per prendere la chiave che è nel cruscotto. La devo... Ah, vedi radio. Aspetta che... È vero che ci mi hai detto di guardare la radio. Dov'è la radio? Come si fa a guardare la radio? Con la V? Questa? Ah, sì. L'accendo? Emergency Broadcast System. Sintonizza. Eccola, questa. Ci dovrebbe essere un canale che ti avvisa quando sta per arrivare l'elicottero. Oh, quindi questo qua, l'Automated Emergency Broadcast. Fantastico. Ma devo tenerla sempre accesa? Non so se è quello. Ok. Kentucky Radio. Non so, dicono che è a Louisville. Questa cosa si diffonde. Ah, vabbè, parlano del virus. Vuoi che tu sia evita le altre persone? Ma va. Vabbè, adesso la spengo perché sennò sono qua tutto il giorno. Ditemi questa cosa della chiave. La chiave puoi lasciarla inserita se vuoi. Ok, quindi tanto non la proverà nessuno a parte me, giustamente, quindi ok. Me la segno però sta roba. Intanto facciamo l'X su queste tre perché le abbiamo già visitate. E qua non c'è il simbolo di una macchina. Non vedo il simbolo di una macchina. Ci faccio il punto esclamativo, va. E ci scrivo che era macchina. Macchina. Andiamo a controllare qui dentro. Niente. Ok. Passiamo attraverso e chiudi. Volevo il sale, volevo qualche condimento. Coltello per il pane. Per fare le lance questo, vero? Libri. Trappole 1-1, libro. Vabbè, questi prendiamolo giusto per averli.
La TV che ore sono? 11:30, quasi quasi l'accendiamo, così stiamo qua a guardarci il programma di mezzogiorno. Oh, le stivali da pioggia, interessante. Mettiamoli subito queste che ci proteggono. Siediti. Intanto leggi a carpenteria, che ci piace fare due cose contemporaneamente. Intanto vi leggo. Allora, per dare interesse, la frequenza di emergenza da info su distacco corrente. A. Info meteo e se nel caso dice se in giornale... In giornata arriva l'elicottero. Ma io posso prendere la radio e portarmela a casa, tipo? Così... No, perché è un'autoradio. Se ci fosse una radio con quella stazione me la porto a casa. Anche per non bagnarti quanto piove, esatto. Ti segni la frequenza. Cioè, una volta capita la frequenza posso applicarla su qualsiasi radio? Volete dirmi questo? Qui la trasmissione è finita, non mi sono accorta. Aspetta che accelero. Sì, qua è finita, va bene. Spegni. Alzati, ciccia. Ah, davvero posso smontarla dalla radio? Dovrei avere la meccanica però, secondo me, perché se la faccio adesso la rompo. La radio non richiede meccanica. Ah, sì? Allora provo. Ma tipo che me la posso portare dietro e lei parla quando ci sono avvisi? Che è pericoloso per gli zombie, però è utile. Quindi, vi... qua, dispositivo. Come lo smonto? Come la smonto la radio? Devo aprire la meccanica, forse? Ha senso. Ah, infatti. Ci ho messo un attimo, ragazzi, ma ci sono arrivata. Allora, radio. Col destro smonta. Dai, che figata. Molto bene. Molto bene, questa cosa mi... Ah, è proprio così, viene fuori. Mi esalta tantissimo. Allora, come peso non siamo messi male, quindi potremmo continuare un po' l'esplorazione. Vediamo di qua. Beh, è caldissimo, però. C'ha pure ragione. Prendiamo l'arma, però, che... Va che bello quel mezzo lì con la parte dietro. Là ci sono zombie. Vediamo questo cosa ha addosso. Niente. Cos'è questa? Madonna, questa musica mi spaventa tutte le volte. Vediamo se abbiamo fortuna. Questo mi sta arrivando di qua. Prima facciamo fuori te. Forse.